Cristo Signore è risorto, alleluia. Tutti insieme è veramente risorto, alleluia. Siamo pronti? Cristo Signore è risorto, alleluia. Bravi, così posso iniziare bene l'omelia. Vorrei con voi... Sulla lettura degli Atti degli Apostoli. Abbiamo ascoltato il racconto della liberazione di Paolo e Sila. Sono stati incarcerati e dal carcere, dove sono rinchiusi, senza le loro vesti che sono state strappate, con i piedi ai ceppi, dal carcere. Paolo e Sila vengono liberati. C'è un particolare. Di questa liberazione. Paolo e Sila in preghiera cantavano inni a Dio mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. Un altro grande santo cantava in carcere è San Massimiliano Maria Colbe, che è morto nel campo di concentramento di Auschwitz. Tutti conosciamo. Il particolare per cui lui ha fatto un passo avanti quando a causa della fuga di due detenuti dal carcere i carcerieri le, insomma le guardie del campo hanno deciso di mettere dieci detenuti di quel blocco lì nella, nel bunker della fame di farli morire di fame ecco si ricordano si ricordano gli altri detenuti, quelli che si sono salvati, compreso quello per cui il padre Colbe ha fatto il passo avanti, uno di questi detenuti ha iniziato a dire: Io oh, sono un padre di famiglia, ho mia moglie che mi aspetta, i miei figli. E allora, padre Colbe ha fatto il passo avanti, ha detto: Io non ho nessuno che mi aspetta, posso, vado io al suo posto. Quando sono stati messi nel bunker della fame, padre Colbe è riuscito. A confortare e a far pregare le altre persone che erano chiuse con lui in queste cellette, in, queste, in questa prigione. E il ricordo dei detenuti sono proprio i canti che Padre Colbe mentre stava morendo di fame, faceva. Pensate che dopo dieci giorni i carcerieri hanno dovuto fargli un'iniezione perché mentre tutti gli altri compagni erano già morti, lui era ancora, era ancora vivo e non ne potevano più. Perché vi ho citato padre Colbe? Perché alcune volte quando noi leggiamo gli atti degli apostoli, pensiamo a una specie di età dell'oro, dove lo Spirito Santo compiva segni invisibili, dove gli apostoli, avendo conosciuto Gesù, erano particolarmente dotati e veramente straordinari in ogni azione. Invece gli atti degli Apostoli, raccontando i doni dello Spirito per la sua Chiesa, parlano della vita della comunità di chi crede in Gesù risorto. E questa comunità è la Chiesa, siamo noi. Allora pensare che a distanza di 1900 anni dei detenuti in un campo di sterminio sono riusciti a trovare la stessa forza, la stessa fede degli apostoli, ci aiuta a sentire vicino a noi Gesù risorto e a capire che il nostro ritrovarci qui in Chiesa ci può davvero aiutare a non dimenticare che Gesù accompagna tutti i passi della nostra vita e accompagnandoci ci invita ad essere generosi, coraggiosi, a cercare sempre la verità, la gioia, a scegliere l'amore per le persone che abbiamo vicino. Il secondo pensiero che mi ha colpito di questa pagina del Vangelo è il carceriere quest'uomo quando scopre che il suo compito è fallito perché doveva curare bene i prigionieri invece trova le porte aperte ha scelto l'angolo più nascosto della prigione non vede più nessuno vuole togliersi la vita e Paolo lo chiama non farlo siamo tutti qui ecco forse il compito dei credenti qui è l'apostolo Paolo ma Essendo qui in chiesa questa sera, potremmo dire che il compito di ciascuno di noi è proprio quello di aiutare le persone che si sentono al capolinea della loro vita, che hanno perso le motivazioni, che magari hanno fallito l'obiettivo delle loro scelte, è quello di aiutarle a trovare il senso vero di quello che fanno, è quello di aiutarle a capire chi sono veramente. Infatti quest'uomo a Paolo dice che cosa devo fare per essere salvato. Tante volte noi utilizziamo la nostra fede come una specie di sasso che mettiamo in testa alle persone che amiamo. Devi fare così, devi fare cosa e le persone che abbiamo vicino si sentono schiacciate. Invece qui gli Apostoli riescono ad aprire gli occhi a una persona che si sente nel buio più completo. Forse anche noi siamo chiamati ad essere così, accanto, presenti al momento giusto e a indicare la strada. Gesù ci ama, non ci condanna, non è un padrone che se sbagliamo il compito ci castiga. Lui ci sostiene, fa il tifo per noi. Allora in questa Eucaristia, pensando a Gesù risorto che ci accompagna, chiediamo questa grazia. La grazia che la nostra fede possa essere più forte, più sincera, per diventare un sostegno nei momenti della prova nostra e una luce per quando questa prova tocca le persone che amiamo e che camminano al fianco nostro.